Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel Ferrarese e più precisamente nel paese di Voghera. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il sindaco, il signor Paolo Lupini. Per me è un grande piacere, per noi anche. Sono sindaco di questo comune, 40 km quadrati, siamo il fuoriporta della città di Ferrara, distiamo una quindicina di chilometri. In questo territorio ci vantiamo di aver visto nascere la civiltà. Infatti abbiamo l'onore di avere una necropoli romana, un castello del Cinquecento, una villa dell'Ottocento, abbiamo soprattutto chilometri di piste cicloturistiche che per noi sono una grande opportunità, anche per la nostra gente. Siamo inseriti in un percorso che dal lago di Garda arriva fino all'Adriatico, cicloturistico, e abbiamo da poco inaugurato un anello dedicato ai Borgia in occasione del 500 anni della morte di Lucrezia, che ha vissuto proprio in questo castello. Una cosa importante che mi piace ricordare è che abbiamo anche il San Leo, quindi un santuario, perché a Voghenza, frazione del comune di Voghera, c'è stata la prima diocesi del Ferrarese. Inoltre la comunità di Voghera ha saputo creare, attraverso la lavorazione di un prodotto particolare come l'aglio, una capacità di valorizzare il proprio lavoro agricolo, creando il famoso aglio di Voghera DOP, l'unico in Europa, che ha cambiato completamente il tessuto commerciale della nostra popolazione. Infatti diceva addirittura oro bianco chiamato. Viene chiamato oro bianco perché ha delle proprietà incredibili, che vengono celebrate tutti gli anni proprio nel mese di agosto, il primo weekend di agosto, con una fiera regionale che viene ormai apprezzato in tutta l'Italia e anche al di fuori. Qualche anno fa avevamo una delegazione giapponese che è venuta a studiare come veniva prodotto, coltivato e lavorato questo prodotto tipico. Per noi è importante far conoscere il territorio, dare l'opportunità ai spettatori che avranno occasione di vedere questa intervista e questa trasmissione di venirci a trovare, e ogni volta che loro verranno a Voghera saranno per noi dei graditi ospiti. Quindi vi ringraziamo oggi di essere qui con noi e vi auguriamo per noi un buon e proficuo lavoro. Grazie mille, grazie mille. Un ultimo cenno riguardo il territorio di Voghera, sindaco, credo lo meriti il viale, vero? Questo è viale Belvedere, lungo circa 3 km, poi si snoda nelle campagne per arrivare fino alla residenza del Verginese, sempre in epoche estense. Si chiama viale Belvedere perché gli ospiti che arrivavano dal Verginese con carri e cavalli, quando si avvicinavano verso questa torre del Bel Riguardo, rimanevano incantati e meravigliati. Da questa torre del castello del Bel Riguardo, il duca e i suoi ospiti si affacciavano sulle due peschiere che vedete nelle concavità a destra e a sinistra del viale Belvedere, dove erano ormeggiate le navi, perché gli estensi venivano dalla città attraverso il corso fluviale del fiume Sandolo. Inoltre in queste peschiere venivano allevate i pesci per sfamare, per dar da mangiare agli ospiti, che a volte raggiungevano fino ai numeri 300 unità in questa meravigliosa residenza, che era nata come residenza estiva e in realtà la corte rimaneva per quasi 6 mesi a governare il ducato insieme a tutti gli amministratori e al personale che serviva per la vita del ducato. Quindi direi che questo è un punto meraviglioso, da qui si spazia su tutto il territorio e potete ammirare veramente la tipica campagna ferrarese con tutti i colori e i profumi tipici della nostra zona. Certo, è veramente molto bello questo, è veramente molto bello. Sindaco, che dire, grazie ancora veramente tanto a nome di tutto il gruppo. Grazie a voi. E niente, alle prossime occasioni. Volentieri, buon quando lavoro. Vuoi. Di nuovo. Grazie, saluti, sono sindaco. Ora ci troviamo all'interno del Museo della Delizia del Bel Riguardo. Abbiamo qui con noi l'operatore museale Alessandro Boninsegna. Alessandro, grazie mille anche a te di questa disponibilità che ci avete dato. Ci mancherebbe altro, grazie a voi di essere venuti a Bel Riguardo.
Nella reggia di Beriguardo, non nella Delizia. Ah. C'è una grossa differenza. La Delizia era un luogo dove il duca e la duchessa portavano gli ospiti più vicini, più amichevoli. Qui ci veniva tutta la corte per 6 mesi all'anno. Okay. Era proprio la reggia degli estensi. Quindi c'è un po' di differenza tra Beriguardo e una Delizia. Era una super Delizia, mettiamola così. Tra l'altro, oggi non si direbbe, soprattutto qui che abbiamo molte cose molto più antiche, più recenti, questo palazzo è dei primi del 400, quindi è la prima reggia estiva di Nocinerino in Europa. Reggia estiva, esatto, okay. La prima d'Europa. Per questo motivo qualcuno l'ha chiamata il piccolo Versailles, molto probabilmente era più grande di Versailles. C'è una prospettiva dal palazzo di un certo Aleotti, un famoso architetto della fine del 500 di Argenta. Il palazzo di Beriguardo, la prospettiva era equivalente a 12 km di oggi, quindi più o meno grande come la Versailles dell'epoca di Re Sole. Non venne progettato, come si legge da molte parti, da Giovanni da Siena. Secondo alcuni studiosi, Beriguardo venne progettato da Filippo Brunelleschi, quindi un pochino più interessante e importante di quanto di solito non si pensa. In questo luogo non sono mai state effettuate ricerche relative a fenomeni inspiegabili, per cui il nostro team analizzerà per la prima volta questa importante struttura storica. Mentre Davide, Dennis e Antonio erano impegnati nella sala della vigna, Roberto e Matteo hanno posizionato gli strumenti in altri luoghi della struttura. Nella torre sono state posizionate infatti 2 telecamere e 2 registratori digitali. Per evitare inquinamento acustico, questi strumenti sono stati posizionati in ambienti completamente vuoti. La loro rilevazione è durata più di 3 ore. Se c'è qualcuno può cercare di comunicare con noi interagendo con i nostri strumenti o facendo anche un rumore. Ora proveremo ad accendere la Spirit Box a vedere se riusciamo a captare una qualche risposta. Cercare di farmi sentire la tua voce tramite questo strumento? Riesci a usufruire di queste onde, di questo rumore bianco e cercare di farmi sentire la tua voce? C'è un qualcuno presente qui insieme a noi? Può dirmi un ciao? O dirmi il suo nome? Una voce femminile si sente a bassissimo volume, coperta dal rumore della PSB11. Ascoltate bene. Può dirmi un ciao? O dirmi il suo nome? Proviamo ora a ridurre il rumore bianco. Se c'è un qualcuno presente qui insieme a noi, può dirmi un ciao? O dirmi il suo nome? Se c'è un qualcuno presente qui insieme a noi, può dirmi un ciao? O dirmi il suo nome? L'avete sentita? Dice salve. Riuscite a dirci in quanti siete qua dentro? Se c'è una qualche entità presente qui insieme a noi, chiedo per cortesia di interagire.
facendomi sentire la sua voce, oppure, ripeto, accendendomi le luci di questo strumento, o altrimenti usufruire di questo. Riesci ad emanare la tua energia in questi strumenti? C'è un qualcosa di particolare in questo posto? Una qualche energia residuale? In qualcuno che vorrebbe comunicare con noi? Se sei qui presente insieme a noi, ti chiedo anche solo di farmi un piccolo saluto, dimmi anche un ciao. O un qualsiasi cosa di concreto, per farmi capire che comunque non siamo soli qua dentro. Che c'è un qualcun altro, che comunque non riusciamo a vedere. Direi che con la Spirit Box è sufficiente, non ci sono stati per adesso delle anomalie. Adesso proveremo più nel silenzio a cercare di interagire. Io direi anche un po' di provare un attimo a spostarmi con gli strumenti. In questo posto si parla anche di un atto di gelosia, un atto abbastanza forte che una persona ha subito qua dentro. Mi controlli un attimo il Kinect, per favore. Prova a guardare dall'inquadratura lì, da dove anche sono io, praticamente. Ovviamente io sono più lontano, mi riesco a rispecchiarti dal computer là davanti. Prova a guardare se noti un qualcosa di strano a livello visivo, un qualcosa che può passare attraverso l'infrarosso. Se avverto qualcosa, più che altro bisogna, certo. Anche globuli particolari, robe varie. C'è un qualche oggetto di questo museo che era legato a una qualche persona particolare? Non siamo qui per disturbare, siamo semplicemente dei ricercatori del paranormale. E vogliamo cercare di capire se effettivamente in questo posto ci sono delle anomalie. Adesso a livello di campi elettromagnetici, variazioni, non c'è stato assolutamente niente.
Adesso ho messo qua, posizionato il Rempot, che a differenza degli altri rivelatori di campi elettromagnetici, quelli rivela il campo elettromagnetico. Questo invece ha un campo elettromagnetico intorno a questa antenna, che nel caso che qualcosa si avvicina, il risultato è questo. E adesso accenderò anche il geofono, che è un sensore di vibrazioni. Quindi, se qualcosa dovesse toccare anche solo leggermente il tavolo, come potete vedere, posso anche spostarmi qua, e comunque capta le vibrazioni addirittura su tre assi. Infatti adesso scendiamo anche da qua sopra, che metto anche altri strumenti qui vicino. Sono stato io ovviamente adesso con il mio piede ad accendere il geofono. Allora, adesso chiedo, ho posizionato altri due strumenti, quindi puoi scegliere di comunicare con quella luce verde, con quell'altro strumento con la luce arancione, con quell'antenna che basta solo che ti avvicini a quell'antenna che è di fronte a me, oppure cerca di battere un colpo su questa superficie in modo tale che il geofono riuscirà a captare la vibrazione che tu hai creato in quel momento. Negli ambienti impolverati, questi punti circolari hanno sempre un colore grigio chiaro biancastro. Questo è dovuto dall'illuminazione infrarossa oppure dal flash. La loro forma sferica è dovuta alla forma del diaframma, che è circolare. In realtà si tratta di polvere e insetti. In esterno può essere anche umidità. Vi mostro l'attrezzatura che utilizziamo durante le indagini. Parliamo della termocamera. È uno strumento che serve per rilevare il calore. Usiamo ad analizzare zona per zona le varie temperature, anche di più zone contemporaneamente, dando priorità a delle aree preimpostate o dei punti ben precisi. Vi faccio vedere come funziona. Matteo, può venire un attimo qua? Spero che si veda già da così. Mi metto qua? Sì. Come vedete, vede il corpo di Matteo, che è arancione perché è caldo. La parte più chiara è la parte più calda. Gli occhi sono scuri perché sono le lenti degli occhiali che sono più freddi rispetto al resto del corpo. Ci sono dei punti ben precisi, possiamo misurare la temperatura esatta che sta puntando in questo momento. Quindi le mie lenti in questo momento oscurano. Quindi, esattamente, perché sono più fredde. Dietro di lui si vede nero perché lo sbalzo termico tra il suo corpo e il vetro dietro è enorme. Tuttavia, bisogna tenere ben presente una cosa. Quando si va ad inquadrare una superficie riflettente, quale può essere un vetro, crea un falso positivo, ossia se io mi rifletto sulla vetrina, Matteo ti puoi spostare, se mi rifletto sulla vetrina, eccomi qua, spero si veda anche in camera, anche si vedono le nostre sagome e siamo solamente riflessi, quindi tutte le superfici riflettenti, non solo il vetro, una superficie cromata o qualunque superficie comunque un po' riflettente, riflette il calore e anche lì si può misurare la temperatura, quindi bisogna fare molta attenzione durante le indagini a evitare di riprendere zone riflettenti. Nella termocamera posso impostare dei gradi di superfici più o meno lucide, diciamo, affinché si possano ridurre i falsi positivi. In ogni caso è sempre bene evitarle. Vi mostro un altro strumento, si chiama Edi Plus. È uno strumento multifunzione molto comodo, si mette in ambienti chiusi senza nessuno al suo interno. Rileva temperatura, pressione, umidità, vibrazioni, campi elettromagnetici. La cosa interessante è che ha una SD sopra, memorizza tutti i valori, posso, quando ho finito, portarli a casa, inserirli nel computer e tramite un software dedicato vedere tutti i grafici di tutti i valori rilevati e guardare se
in un certo intervallo di tempo, uno o più valori si sono alterati improvvisamente per poi ritornare al regime. Ve lo appoggio qua per farvi vedere come funziona. Qui abbiamo la temperatura espressa in gradi Fahrenheit, ma poi si può convertire in gradi Celsius. Qui abbiamo i campi elettromagnetici e queste sono le vibrazioni. Come vedete basta un niente che lo fa scattare. Qui c'è il sensore di temperatura. Qua si può vedere se la temperatura aumenta o cala, la pressione si cambia e così l'umidità. Ora faccio partire con un tasto apposta la registrazione di tutti i valori. Quando torneremo qui dentro, l'ambiente lo lasciamo vuoto adesso, vedremo cosa è successo tramite grafici. Ora sta registrando tutti i valori. Possiamo uscire. ED Plus ci permette di visualizzare tutti i valori rilevati durante il monitoraggio dell'ambiente. Come possiamo vedere, l'andamento dei grafici è regolare e non si riscontra nessuna anomalia. Ci troviamo al primo piano del museo, precisamente nella cappella, e stiamo facendo un'analisi di ultrasuoni, di eventuali ultrasuoni. Cosa sono gli ultrasuoni? Sono delle frequenze audio più alte rispetto a quello che il nostro corpo riesce a percepire. Praticamente, volendo dare dei dati tecnici, il nostro udito percepisce fino a 20 kHz. Questo arriva fino a una novantina di kHz. Cosa molto interessante è che anche agli ultrasuoni ci possono essere dei falsi positivi. E adesso vi faccio sentire, per esempio, questo. Se sentite, alzo un po' il volume. Questo è il rumore ad ultrasuoni della luce, praticamente della frequenza della luce. Se infatti io abbasso, il suono sparisce, lo rialzo verso la luce e si sente di nuovo. Spero si senta. Io lo sento chiaramente, sento un ronzio molto forte. Ecco, occhio a questi falsi positivi, anche questi. Vi presento un altro strumento, parliamo di una piccola camera che è della Zoom e in quanto tale ha microfoni audio di altissima qualità. Viene utilizzata per musicisti in genere, per registrare dei video musicali. Infatti la qualità audio è nettamente superiore a qualunque altra action cam. Questa, in comune con l'action cam, ha l'angolo di ripresa, quindi molto ampio. La modifica che abbiamo fatto, questa, è stata rimuovere l'hot mirror, quindi il vetrino che taglia l'infrarosso e l'ultravioletto. Rimuovendolo possiamo vedere tutto lo spettro visibile, parte dell'infrarosso, il vicino infrarosso e il vicino ultravioletto. Come si possono vedere queste lunghezze d'onda? Le possiamo vedere di giorno, quando c'è il sole per esempio, oppure di notte utilizzando degli appositi faretti, come questi. Sono infrarossi e ultravioletti. In questo modo riusciamo a riprendere anche quello che noi definiamo buio, perché l'occhio umano non vede gli infrarossi, non vede gli ultravioletti. In realtà questa telecamera unita a questi fari riesce a farlo, ed è quello che facciamo adesso. Posizioneremo questa telecamera in questo ambiente, la lasciamo qui da sola e poi al ritorno ascolteremo l'audio e analizzeremo il video. Siamo di nuovo nella cappella e stiamo facendo un'altra analisi per quanto riguarda i campi elettromagnetici, questa volta con un altro strumento che ha un grande vantaggio rispetto agli altri comuni rilevatori di campo magnetico, sostanzialmente per due motivi. Il primo, come vedete qui in basso, che adesso vi mostra Roberto, è quel grafico, praticamente vi mostra direttamente la frequenza del campo elettromagnetico rilevato. E sotto vi mostra anche praticamente il campo di appartenenza,
Praticamente in questo caso vi dà il mixer, ovvero non ben precisato, ma per esempio, giusto per spiegarvi meglio, se lo avvicinate ad un router, a un wifi, vi mostrerà la scritta wifi. Se lo avvicinate invece ad un telefono, comparirà la scritta telefono. Proviamo ora una sessione con la Ghostbox, che ha il grande vantaggio di avere all'interno una gabbia di Faraday che praticamente gli permette di isolarsi e di non ricevere le stazioni radio, praticamente evita la formazione di falsi positivi. Come vedete anche una velocità di scansione modificabile, in questo caso stiamo facendo una scansione al 100° di MHz. C'è qualcuno qui dentro con noi? C'è qualcuno che abbia voglia di parlare? Visto? Sì, sempre su quel bordo lì, esatto. Come se ci fosse un bordo. Cioè, però localizzato. Eccolo un'altra. Sì, qui qua qualcosa l'ho visto. Ok. Mi ha fatto vedere su bordi perché comunque gli angoli sono più amplificati con l'infrarosso, si vede che sono più chiari, per cui batte più luce, effettivamente. A differenza di quello che ci successe al castello di Gusciola, in cui Kinect rilevava delle sfere di colore nero non spiegabili, alla sala della vigna del Bel Riguardo ha ripreso solamente polvere.